Ed eccola qui, sua maestà l'insalatiera, in esposizione da ieri pomeriggio fino a domani presso il Circolo Tennis di Pescara e da giovedì pomeriggio a Palazzo Margherita all'Aquila. Ci sono voluti 47 anni per riconquistare la prestigiosa Coppa Davis, il riconoscimento più ambito nelle competizioni a squadre riservate alle nazionali, una sorta di Coppa del Mondo del tennis. Dai successi di Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zuccarelli in Cile a quelli di Arnaldi, Sinner e Sonego a Malaga lo scorso novembre. Un evento talmente straordinario da spingere la federazione ad allestire un vero e proprio tour della Coppa in giro per l'Italia. In Abruzzo è stato scelto come unico circolo quello di Pescara, dove da ieri curiosi e soprattutto molte scolaresche, questa mattina presenti gli studenti dell'Istituto Alberghiero Filippo De Cecco, inseriti in uno specifico progetto di inclusione, possono ammirare da vicino il suggestivo trofeo. Riteniamo che questi successi si ottengano proprio grazie a un movimento di base efficiente, efficace e propositivo. E quindi ne siamo orgogliosi. Poi Pescara l'ha ospitata già nel 1965 e il circolo è sempre aperto al tennis a tutti i livelli, sia a livello agonistico vero e proprio e sia nell'ospitare tutte le manifestazioni che possano riguardare il mondo del tennis in generale. Per esempio adesso saremo sede delle prequalificazioni per l'Internazionale d'Italia che avranno inizio il 9 marzo, poi ospiteremo due tornei internazionali, un torneo internazionale under 14 la fine di maggio e i primi di giugno e un torneo internazionale under 18 a chiusura della stagione alla fine di settembre, prima settimana di ottobre. Il tutto sarà intervallato da numerosissimi campionati a squadre, giovanili, degli affiliati, numerosissimi tornei di categoria e open e quindi la nostra attività da inizio a fine anno è sempre fervente. Poi siamo impegnati in un progetto di riqualificazione strutturale del circolo, perché per quanto riguarda la riqualificazione sportiva e umana non ne abbiamo bisogno, perché siamo già abbastanza competitivi, siamo la terza scuola tennis in Italia, però cercheremo di adeguare ai nostri meriti anche le migliorie della struttura.